Dicevo sempre a tutti, anche lui, che aveva già trovato della roba nuova. Del 21, io sono un ragazzino e 16. E il 22 è l'ultima classe. La rossa così, ma la rossa così del battaglione Dronero, del secondo alpine. Io invece ci voglio parlare con i guerrieri. Ma può rendere, eh? Il guerrieri, questo gli dice, abbiamo circa 200 carri armati per il 90 carri. Cosa dobbiamo fare? Venite via! Venite via! Cosa che Battisti, Rigagni non hanno avuto il coraggio di prendersi la responsabilità. Con la macchina andava a prendere i fiori e li portava in giro. Grazie, iniziamo la nostra cerimonia.
Che sono rimasti là, ma da un trappo che abbiamo qua, quell'abide, è rimasto sempre in mezzo a loro ed è sicuramente tornato con loro a ritrovarli tutti, piagati, sofferenti, ma forse lassù qualcuno si è ricordato che l'alpino non è un invasore, l'alpino è un comandato. Ed è per questo che noi altri rendiamo onore a coloro che se ne sono andati e non sono più tornati con noi. Alpini a posto! Alpini! Atti! Alza bandiera! Alpini, a,
Pini, riso! Mi sentivate lo stesso? Allora siamo a posto. È meglio che parlo. Mi ricordo dei nostri alpini, abbiamo fatto questa cerimonia. E per concludere questa cerimonia, la maniera migliore è quella di affidarsi a lui. E di affidare, e sicuramente lo sono già stati, affidati a lui tanti anni fa, quelli che non abbiamo più rivisto. Quindi adesso ci sarà la Santa Messa e inviterei i Gagliardetti e i Versilli a... Ancora complimenti. Grazie. Ancora complimenti. Cosa facciamo? Niente. Sempre la tavola pronta. All'inizio di questa Eucaristia dobbiamo chiedere perdono. Se tante volte la nostra vita non ha rispecchiato i valori del Vangelo, lealtà, fedeltà, giustizia, se invece ci siamo piegati, se invece abbiamo scelto l'opposto, la disonestà, l'ipocrisia,
lo sentiremo, se abbiamo scelto i primi posti solo per essere visti. Non è lo stile né del cristiano né tantomeno degli alpini. Dell'amore verso il prossimo, lo strumento per ottenere la tua misericordia. Abbi pietà di noi. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Parola di Dio. Sei tu, Signore, il Padre degli umili. I giusti si rallegrino.